La FIDAPA e le scuole. Ad Ariano Irpino l'ottava edizione del premio di poesia Pietro Paolo Parzanese. Quest'anno l'organizzazione del concorso ha coinvolto anche la casa circondariale di Ariano Irpino. Premiato fuori concorso un detenuto con la poesia Nostalgia di casa mia. Durante una fredda notte di maggio sono seduto vicino alla mia finestra ad osservare quello che riesco a vedere del vicino paesaggio. La luce del faro di guardia mi aiuta nell'esplorazione e così ascoltando il sottofondo di una canzone mi ritrovo a viaggiare nella mia immaginazione. Evanescenti si consumano le emozioni, ricordi di giorni passati e amori vissuti mi ritornano tra meandri a me conosciuti. Mi sembra di vederti in un'immagine evanescente. Sei sempre la stessa, immersa tra colori, piccola, carosa e sempre accogliente. Il rumore dei passi di una guardia che si avvicina mi riporta nella realtà e mi accorgo subito che non può essere una magia il ricordo di casa mia. Ringrazio anche la parte di Dimash. Ringrazio a nome del detenuto che non è potuto essere presente per ovvie ragioni. Non porteremo adesso, io e la dottoressa Nitti consegneremo adesso che rientriamo in istituto al detenuto, diciamo alla presenza poi dei liceali, perché il detenuto frequenta il liceo. Siamo in compagnia della dottoressa Iengo, presidente della sezione arianese della FIDAPA. Siamo giunti all'ottava edizione del premio Parzanese, si può tracciare un bilancio? Certamente è un bilancio positivo, ogni anno i ragazzi hanno sempre risposto in maniera esultante, voglio usare questo termine perché quando si tratta di bambini, ragazzi e adulti c'è sempre, come potete vedere e sentire in questo momento, tanta allegria. Modernità, poesia, cultura, in che modo si interessano i ragazzi del territorio e si motivano? Noi nei vari anni non abbiamo mai dato un tema fisso, proprio per far sfrenare la fantasia dei ragazzi. Da quest'anno, anche le edizioni precedenti, il tema principale è l'amore e l'amicizia, principalmente l'amicizia, perché io sono dell'avviso che è quella che resta poi per tutta la vita. Amicizia, amore sono dei valori universali, i ragazzi di oggi credono ancora a questi sentimenti? La maggior parte sì, poi ci sono i temi di attualità. Quali In particolare il problema dell'immigrazione, i ragazzi la sentono molto, e i problemi diciamo mondiali. Vi ringrazio. Siamo con la professoressa Liliana Pelosi, responsabile della Commissione Arte e Cultura della FIDAPA a livello nazionale. Allora, in che modo un premio di poesia può essere utile per i ragazzi del territorio? Allora, io ritengo che la poesia sia qualcosa che tutti noi di intimo avvertiamo, anche se secondo la mia concezione pragmatica la poesia non è solo passioni, ansie, intimità, ma è anche un viaggio nel mondo esterno, perché è dal mondo esterno che prendiamo gli stimoli, che prendiamo ispirazione, che traiamo quei sentimenti che poi trascriviamo, traduciamo, allontanandoci un po' dalla realtà, trasfigurandola, perché nella poesia, diciamo, come diceva Montale, c'è l'aspirazione, c'è il sogno, c'è l'illusione, e la poesia ci aiuta proprio in questo. Quindi per i ragazzi penso sia importante, anche se oggi si parla molto più di prosa, un mondo un po' triste, un po' faticoso, un po' in crisi, però c'è sempre quella parte di noi che vuole andare al di là, come quest'oggi, se voi rimarrete nella poesia del detenuto. Qualcuno che, sebbene privo della libertà fisica, vuole andare oltre il muro, a quella nostalgia nello specifico della poesia, la nostalgia della casa, una casa che sia pur lontana, piccola, però calorosa, accogliente, e quindi da quelle mura anche il detenuto può guardare attraverso le sbarre non solo il fango verso il basso, ma anche il cielo azzurro verso il cielo. Questa è la mia opinione della poesia e penso che per i ragazzi tutto questo sia pur sembra superato, invece valga,
perché c'è sempre quel guizzo, quel quid che in noi aspira a qualcosa, è l'animo umano proprio che tende un po' a qualcosa di più, a qualcosa di diverso, a qualcosa che sogniamo e che speriamo. Grazie. Francesco, non perdete mai la speranza. Grazie. A lei.